I reparti di cui abbiamo sempre parlato sono stati solitamente la terapia intensiva, il reparto di medicina interna, però c'è anche tutto un altro aspetto del Covid che è proprio la psichiatria, quindi la mente. Come è cambiato il vostro approccio in questo periodo e che cosa avete visto, che cosa potete raccontare? Innanzitutto possiamo raccontare che il reparto di psichiatria è dentro nell'ospedale generale, continua a funzionare, ha continuato a funzionare. Il reparto che io dirigo a Codogno ha continuato a ricoverare persone affette da patologia psichica per tutto il periodo, anche durante la chiusura della zona rossa, e Certo, lì siamo c'è poco riusciti da a governare in riconvertire, qualche non lo modo puoi questo bisogno di riconvertire. cure. Anche Esattamente, sostanzialmente è un'attività che non è vicariabile da nessun altro reparto, per Certo. cui ha continuato a funzionare anche nella situazione più difficile. Quello che stiamo vedendo adesso è un aumento della sofferenza diffusa nella popolazione generale. Me Noi lo abbiamo fatto traduce una in un ricerca numero, per gli perché ho accessi in pronto sentito che lei soccorso. parlava di un numero altissimo che mi ha messo i Noi brividi di tentati abbiamo fatto suicidi. una ricerca. Abbiamo fatto una ricerca nel periodo del lockdown e nell'arco di 3 mesi sostanzialmente l'abbiamo fatta noi insieme all'Università di Pavia, quindi l'ospedale di Pavia, l'ospedale Fatebene Fratelli di Milano, c'è stato un tentato suicidio ogni giorno. Mamma mia. Sostanzialmente 100 tentati suicidi in 90 giorni, un numero elevatissimo che è solo la punta dell'iceberg della sofferenza che si è diffusa nella popolazione in quel periodo. Una popolazione che si è trovata travolta sostanzialmente dall'ondata del Covid in 3 aree diverse, perché a Codogno e a Lodi è arrivata prima, poi è arrivata a Milano, è arrivata a Pavia e con intensità diverse, però in tutte e 3 le aree la sofferenza è stata enorme. Il lockdown ha purtroppo ha anche amplificato questa sofferenza obbligando le persone a rimanere chiuse in casa da sole. Mi dice quali sono le persone più colpite? Se esiste un profilo, se Beh, siete quello che abbiamo riusciti visto a noi farlo. sono. Sì, quello che abbiamo visto noi è che sono persone giovani, sono per lo più donne e sono in molti casi persone che non hanno mai avuto contatti con i servizi prima, cioè sono persone sostanzialmente che sono state travolte dalle paure del Covid, ma sono state travolte a volte anche sono le persone più fragili, sono le persone che soffrono di più la sofferenza anche economica prodotta dalla pandemia, oppure tutti gli effetti prodotti dalla chiusura in casa delle famiglie, la convivenza eccessiva, la violenza domestica. Sono Certo. tutti questi fattori che mettono più a rischio un gruppo di persone, Senta, donne e giovani. la fermo un attimo perché Alessio mi aiuti col grafico. Sì, il cartello 6, quella che abbiamo chiamato l'altra faccia della pandemia, 18.000 persone intervistate dall'Università di Tor Vergata, tra queste il 17% riferisce di aver avuto dei sintomi riconducibili alla depressione, il 20% di soffrire di ansia severa, il 7% di insonnia e il 21% di sintomi da stress. Allora le chiedo, consapevoli che in medicina è difficile fare pronostici, no? Però in base alla sua esperienza, cosa dobbiamo aspettarci durante le festività di Natale con tante persone che probabilmente resteranno sole? Perché poi se ne è parlato in tanti modi di questo Sì, non fa. Natale e c'è un tema però che è un tema vero, che la solitudine può diventare un problema. Sì, è difficile Diventare una fare malattia. previsioni, però i numeri di cui abbiamo parlato non mi stupiscono, perché la patologia mentale è molto diffusa nella popolazione generale e in questo periodo si sta diffondendo ancora di più, lo stress continuo, la paura, i timori. Quello che potrà succedere a Natale è che aumenterà questo senso di solitudine, perché la popolazione si dividerà in due parti, quelli che hanno una famiglia con cui possono passare il Natale e quelli che invece lo faranno da soli. E questo Natale sarà ancora più caratterizzato da solitudine, perché il lockdown, il distanziamento sociale, finisce per toglierci quell'opportunità di incontro con l'altro che sono fondamentali per le persone più fragili. Allora